Dopo aver riempito gli stadi facendo ascoltare la propria musica in tutto il paese, Ultimo ha deciso lo scorso 22 aprile di riunire tutti davanti al piccolo schermo per seguire in diretta la sua esibizione al Parco Archeologico del Colosseo, un evento in collaborazione con UNICEF. Durante la serata il cantautore romano ha presentato il suo nuovo singolo Buongiorno Vita, in cui ha racchiuso i suoi ricordi del passato per dire a tutti che in questo momento c'è bisogno di vivere la vita. L'evento ha preso il nome dal suo nuovo singolo Buongiorno Vita. Tra le note al pianoforte e le parole del testo, il cantante ha esternato un inno di speranza per un ritorno alla normalità. Ultimo si concentra sul suo vissuto, sui suoi ricordi e quello che lo lega al presente. Gli ultimi versi del brano sono indirizzati al momento storico e a ciò che ha congelato le nostre vite.